274 editori, ne abbiamo fatto di strada in questi 6 anni. Perché? Perché questi numeri così alti? Perché Book City va dal lettore, inteso come domanda di sapere, di dibattito critico, di svago, di sogno, di utopia, di creatività. E la domanda è cresciuta, e come in questa bellissima Milano. Perché questi numeri? Perché Book City vuole essere presente nelle articolazioni della città e anche nell'area metropolitana, da scuole a università, da teatri a centri culturali, da musei a biblioteche, da università a ospedali, da carceri a case private. Book City nasce dal basso, non è calata dall'alto, non è un'invenzione dei soliti salotti letterari e non. Book City unisce e non divide, vuole essere una delle grandi manifestazioni, delle grandi iniziative che si svolgono a Milano in materia di editoria di libri, da Tempo di Libri alla Milanesiana. È una staffetta, un virtuoso gioco di squadra. Ciascuno ha le sue proprie caratteristiche, le conserva, ma lavora sinergico e sinergico l'uno con l'altro. Book City è una collaborazione di privato e pubblico. Il Castello Sforzesco e le tante case private sono il simbolo, la metafora di queste collaborazioni. Book City apre le porte della città. Anche quest'anno si parte con un illustre ospite straniero e si conclude con il ricordo e la voce di un grande italiano che aveva fatto dell'apertura e della sprovincializzazione la sua religione. Quindi Milano, caro assessore, punto esempio di una feconda iniziativa di privato e di pubblico, che si inserisce, credo, in un discorso più ampio e ben ragionato.